questo gruppo femminile è sorto nel 1989, quindi ha la bellezza di 25-26 anni adesso, e ha portato avanti questo discorso e si è maturata con queste musiche poi che noi prendiamo da vari repertori, dal canto gregoriano, dalla polifonia classica, rinascimentale, barocca, ma molto contemporaneo. Per i concerti di Natale poi particolare, perché abbiamo voluto aggiungere alle voci quattro strumenti, un quartetto d'archi che dà una particolare sensibilità e atmosfera al coro. La musica internazionale non ha confini, soprattutto in questo periodo natalizio. Ma non ha confini, è ovvio. Noi però portiamo anche la musica dei nostri molisani. Ha potuto ascoltare il nostro molisano Antonio Iafigliola due canti, una composizione in cui si intrecciano le due melodie più popolari, Astro del Ciel e Ninna Nanna, e articolate in un modo molto arduo e di una certa complessità stilistica e armonica. Però ho avuto complimenti veramente sentiti da parte del pubblico. Crea sempre molto sentimento, molto pathos, tante emozioni, guidare, dirigere, cantare queste musiche, queste ninna nanne. Sì, veramente quando io le dirigo mi immedesimo a tal punto che quasi mi estraneo dall'attualità, dal momento, perché veramente coinvolgono l'animo e cerca di trasmettere questo mio sentire intimo e profondo a chi mi sta, ai coristi, agli strumentisti.